Radio Smeraldo, sempre con voi. Le 16.15 qui su Radio Smeraldo, buon sabato pomeriggio a tutti da Matteo Bortone e benvenuti ad una nuova puntata di Nuova Era. Siamo ritornati e sono contentissimo oggi perché è una puntata speciale, perché oggi finalmente dopo tanto corteggiamento siamo riusciti ad avere una compagnia particolare che ha tante cose da raccontare secondo me. E qui con noi Rosalinda Cannavò, ciao Rosalinda, benvenuta! Ciao Matteo, grazie mille, dopo tanto sì, ce l'ho fatta essere tra di voi. Ecco, nonostante oggi è una giornata un po', diciamo, cioè importante, no? Perché sono 3 mesi. Oggi sono 3 mesi, sì, dal primo bacio, da quando io e Andrea, diciamo, ci siamo fidanzati, così se si può dire. Beh, allora, buon mesiversario. Sì, mi sembra di essere ritornata tipo al liceo, quando si festeggiano i mesiversari. E vabbè, dai, sono importanti, anche perché questi periodi, no? Questi tempi, sembrano un mese, sembra un anno, talmente sono intensi, talmente tante cose che non possiamo fare, magari la libertà un po' limitata, che veramente il tempo diventa così, si moltiplicano i giorni. Sì, è vero, guarda, condivido, parlavamo di questo anche con Andrea, i nostri 3 mesi è come se in realtà fossero di più, anche perché la nostra storia è iniziata in modo molto particolare, un po' in modo insolito. Abbiamo iniziato già con la convivenza sia dentro la casa che post, e quindi è come se durasse di più la nostra storia. Sono 3 mesi anomali. Tutto quanto più intenso. Beh, poi oltretutto la vostra storia è nata sotto gli occhi di tutti, quindi così a cannone proprio è partita. Esatto, proprio a cannone. Comunque, a proposito di questa giornata importante, no? Che sono 3 mesi, proprio ieri tu hai pubblicato una stories su Instagram dove avevi scritto quasi 3. Allora tutti sono impazziti perché hanno un po' frainteso quel quasi 3. Che cosa è successo? Allora, vabbè, a parte le notizie che già erano uscite prima della mia storia di ieri, che io ero in dolce attesa, cioè quel quasi 3 era stato inteso in maniera sbagliata, infatti ho tenuto a precisare che i 3 erano i 3 mesi, non c'è niente di cui vi devo parlare. Ecco, ancora non è successo niente. No, ancora no, ancora ci godiamo l'inizio della nostra storia e sentiamo comunque anche a divertirsi, a godersi l'inizio di una storia che comunque è fondamentale, non bruciare le tappe, questo credo sia una cosa importante. Ma è giusto, è giusto. Senti un po', ma siamo curiosi, come state festeggiando, se avete già festeggiato, oppure come festeggerete questi 3 mesi? Ma guarda, in maniera molto semplice devo dire che Andrea ha organizzato un pranzetto oggi in un posto del quale io avevo parlato tra l'altro tantissimo tempo fa, quindi mi ha dimostrato anche di essere molto attento. È un posto molto semplice, quindi così, in maniera easy. È un uomo che ti accontenta un po' in tutto, Andrea, vero? Ma in realtà, cioè, mi accontenta perché apprezzo ogni mia sfaccettatura, ma anche lui ha un suo carattere, cioè, non è uno accondiscendente, ecco, ha il suo carattere, come è giusto che sia. E a proposito di questo, quindi non c'è chi comanda, ecco, nella coppia. Siete molto complici, però a proposito di questo, esatto. Siccome il Grande Fratello, no, l'esperienza al Grande Fratello, che è stata un'esperienza molto importante anche per la tua carriera, ti ha cambiato un po' la vita, no? In tante cose, poi ne parleremo anche nel corso di questa intervista. Però adesso io, come tanti altri fan, siamo un po' curiosi, no? Perché vi abbiamo scoperto in qualche modo la storia iniziata sotto le telecamere, però poi siete usciti, quindi avete una vita privata. I pregi e i difetti nella vita di tutti i giorni di Andrea? Allora, i pregi in realtà erano, cioè, si sono confermati tutti quelli che avevo già notato all'interno della casa. È un uomo di altri tempi, molto raro da trovare oggi, sempre molto educato, gentile, rispettoso verso la donna in generale, ed è poi quello che mi ha colpito più di lui. I difetti io gliene trovo in particolar modo uno, ma perché sono anche molto io fissata, ed è il disordine. È estremamente disordinato, io che sono una molto precisina, ecco, questa cosa un pochino mi,
ti mando in bestia, però in realtà ci giochiamo sopra e... È molto niente. Uomo in questo, ma dai. Quello. È stato sì, anche... è molto uomo. Ed è stato anche molto cattivo ad essere complice di un gruppetto che veramente ne fanno passare di ogni a tutti, che sono le Iene. Sì, quella veramente non me l'aspettavo da Andrea, perché ecco, difficilmente riesco a nascondermi le cose, però ho approfittato di un periodo di forte stress per me, perché stavo facendo il trasloco, e quindi niente, mi ha proprio preso in giro tutti gli effetti, ci sono cascata in pieno, guarda. È stato bravo. Ma molto. Io sono curioso adesso di una cosa, perché poi durante tutto lo scherzo è stato molto divertente, molto bello, però c'è stato un momento proprio particolare sicuramente per noi, per te un po' meno, però c'è stato un momento in cui Andrea forse è stato veramente bravissimo a in qualche modo uscirne fuori dal momento dopo la sorpresa che tu avevi fatto sul letto. Lui ti ha detto accompagnami a prendere un occhio. Ma come l'hai vissuto quel momento, Rosalinda? No, ma guarda, io sono poi una credulona, nel senso che ho pensato che realmente lui non stesse bene, avesse mal di testa. Ci sono rimasto un po' male, perché avevo organizzato un po' tutto, io avevo preparato quella scritta sull'altro, ci sono rimasto un po' male, però ho detto, vabbè, sta male, poverino, lo accompagni a prendere quest'occhi. Comunque sei proprio gelosa, tanto tanto. E rivedendomi devo dire che sicuramente è un aspetto sul quale devo lavorare e sto lavorando, perché quando non ti vedi magari non lo percepisci, ma vedendomi poi nello scherzo detto ammazza, forse anche un po' meno, ecco, e quindi ti sto lavorando, è un mio difetto, lo ammetto. Vabbè, hai dato una grande dimostrazione, insomma, che ad Andrea ci tieni tanto e che è un grande sentimento, perché sennò non saresti stata così gelosa. Di solito gelosia è sinonimo anche di tenere tanto all'altra persona, ovviamente ci vuole sempre un equilibrio, quello certo, è il motivo per il quale ci devo lavorare, però diciamo che quella tizia, ovviamente, Francesca, mi ha stuzzicato particolarmente tanto. Ma adesso ti sta simpatica, Francesca? Ma guarda, sì, è una persona veramente molto carina, si è trovata anche in difficoltà perché sicuramente il suo compito non è semplice, dover fingere di provarsi con un ragazzo fidanzato non è facile, quindi mi sono anche messa nei suoi panni quando ho scoperto che era uno scherzo, ci siamo anche sentite, le ho chiesto scusa anche per le parole magari tanto forti che le ho detto, però ci sta, era uno scherzo, se no... Bene, bene. A proposito quindi del Grande Fratello che dicevamo prima, parliamo un po' anche della tua esperienza. So che hai raccontato molto spesso del Grande Fratello, tutto quello che hai vissuto, però sono curioso anche di sapere, prima di fare il reality, quindi di entrare nella casa, ti aspettavi di trascorrere tutto quel tempo nella casa? No, diciamo che ho fatto parte di un'edizione molto particolare, visto che fuori la situazione purtroppo non era delle migliori, quindi abbiamo tenuto compagnia in un periodo difficile e non mi aspettavo durasse così a lungo, ovviamente, però devo dire che è stato tutto bellissimo, rifarei tutto e paradossalmente mi mancano quei momenti passati insieme ai miei compagni di viaggio con i quali si è creato un rapporto molto bello, perché 6 mesi insieme è normale che instauri dei legami belli. Cosa ti porti dietro di quell'esperienza? Le cose proprio che ricorderai sempre con affetto del Grande Fratello, oltre ad Andrea, Vabbè, la prima cosa ovviamente è l'incontro con Andrea, è quello che più mi ha... diciamo il ricordo più bello in assoluto del Grande Fratello, ma sicuramente anche una maturazione personale, un lavoro su me stessa che è stato importante. Ho lavorato tanto nel profondo di me, ho tirato fuori delle cose sicuramente non semplici che però mi hanno permesso di crescere. Magari sono entrata una ragazza e ne sono uscita quasi donna, ecco, perché magari non voglio reputarmi a tutti gli effetti una donna, perché ho ancora tanto da crescere e da maturare. E infatti tu ti sei raccontata tanto durante il Grande Fratello, e per questo poi tanti, e dico tantissimi fan che oggi ti seguono, che ti amano, hanno proprio imparato anche a conoscerti, perché poi tu hai anche, diciamo così, condiviso, no, un periodo
brutto, diciamo, della tua adolescenza, della tua vita, che è quello che hai vissuto contro l'anoressia. Se oggi avessi tu davanti la Rosalinda di quel tempo, cosa le diresti? Ma guarda, onestamente cosa gli direi? Questa è una bella domanda. Direi sicuramente che sei stata una grandissima stupida, forse. Però tutto quello, anche le cose brutte che magari fanno parte del passato, ti servono per crescere, quindi anche in virtù del mio passato io sono quella che comunque vedete oggi e sono fiera di quella che sono oggi. Quindi anche quello mi ha fatto le ossa. Certo, le brutte esperienze servono tantissimo anche perché poi tu che sei tanto seguita, cioè sei anche, anzi, un esempio per tutte quelle persone che affrontano magari questo problema. E so che tu comunque stai cercando in tutti i modi di condividere, insomma, il messaggio di cercare di abbattere, no, questo problema. Quindi ti faccio i complimenti per questo perché anche al Grande Fratello hai saputo raccontare, hai saputo in qualche modo rassicurare, no, tutte quelle persone che poi si trovano ad affrontare questo problema. Però so che al Grande Fratello, ci cioè, sappiamo tutti quanti che tu hai fatto anche un grande change, cioè da Adua del Vesco hai deciso di abbandonare in qualche modo quel nome d'arte e essere Rosalinda Cannavò. Che cosa ami di più di Rosalinda di oggi e cosa ti porti dietro invece di Adua? Ma guarda, io scusami se ti correggo su una cosa, ma Dimmi. più che abbandonare direi superare Ok. Adua. Perché abbandonare no, io di Adua conservo comunque quella carriera che mi ha permesso anche di essere al Grande Fratello e di essere qui anche con te oggi. E quindi non rinnego, come ho detto, anche le cose brutte e belle che fanno parte del mio passato e di quel periodo, appunto, la cosa che più mi porto è la realizzazione del mio sogno, cioè quello di fare l'attrice. Quindi è questo. Che molti fan aspettano, no? Un tuo ritorno anche sul set. Leggo Sì. tante cose, insomma, stanno cercando di capire. Infatti parliamo anche di questo tra poco, perché siamo un po' curiosi, perché tanti vogliono rivederti all'opera. Però un'altra domanda che ti volevo fare proprio in riferimento ad Adua del Vesco, perché sono curioso, ma come nasce la scelta proprio di chiamarti Adua quando hai iniziato la tua carriera? Guarda, in realtà è stata una scelta condivisa, non totalmente mia, sono stata consigliata, io onestamente mi è piaciuta come scelta, nel senso Adua era un nome che mi piaceva, perché magari Rosalinda era poco orecchiabile insieme al mio cognome, e quindi ho accettato, ma in maniera molto semplice, non c'è dietro una storia, ecco, in merito al nome d'arte. Comunque, dopo il Grande Fratello, quindi dopo aver superato, allora lo diciamo così, Adua del Vesco, so che tu vuoi anche intraprendere un altro tipo di carriera, no? Vuoi avvicinarti anzi al mondo della musica, del canto, del musical. Ci sono già dei progetti, già qualcosa bolle in pentola? Come procede lo studio col canto? Perché so che volevi anche iniziare a studiare canto, giusto? Sì, guarda, progetti ancora concretizzati, sono sincera, non ce ne sono, ma proprio per mia scelta, nel senso che ho scelto di iniziare innanzitutto con lo studio, perché secondo me alla base ci deve essere quello. Io sono una molto, come ho detto, precisa, quindi per presentarmi a delle audizioni, a dei provini, voglio andarci preparata e con un certo background che per me è fondamentale, quindi ho iniziato a studiare canto. Oh, E da lì bene. poi vedremo cosa accadrà. Preferiresti più magari ritornare subito sul set di un film, di una fiction, oppure magari diciamo, in un progetto di un musical? Allora, di musical sicuramente non subito, nel senso perché devo studiare canto prima. E adesso se ci fosse un progetto di fiction lo farei. Sono molto sincera, nell'immediato lo farei. Senti, un attore al fianco al quale vorresti lavorare. Leonardo DiCaprio, volo basso. Vabbè, uno proprio così, insomma. Un Volo omino. basso. Se posso sognare, sogno in grande. Certo, fai bene, anche perché, insomma, tutto può succedere nella vita, eh. Ah, sì, è vero.
dai. Quindi bisogna sognare in grande. Allora, ci sono delle domande da parte dei tuoi fan che voglio, diciamo, girarti, perché alcune sono interessanti. Allora, c'è una tua fan che dice, sta proseguendo la scrittura del libro, mi chiedono? Assolutamente sì, e sto continuando e spero che presto potrò condividere questa cosa con tutti. Oh, quindi anche un libro in progetto, bene. Ma sì, è un libro che racconta un libro che racconta la tua storia, giusto? Sì, un libro che ha il focus soprattutto in merito ai disturbi alimentari. Bene, bene. E poi ci chiedono anche quali sono i tuoi film preferiti. Ahia, ce ne sono tantissimi. Perché io adoro un po' i film vecchi, un po' vecchiotti. Tipo adoro Eva contro Eva con Bette Davis, oppure Al di là dei sogni, pure un film molto molto bello del quale ho parlato anche all'interno del Grande Fratello. È un po' triste, un po' drammatico, adoro i drammi, ecco. E tra l'altro io ho quasi sempre interpretato dei personaggi molto drammatici perché sono più portata per quel genere. Anche perché dopo lo scherzo delle Iene, insomma, abbiamo visto anche anche perché tanta drammaticità. Poi c'è chi ci scrive invece, come ti trovi adesso che vivi da sola? Allora, poi pienamente da sola non vivo in realtà. Stai sempre d'Andrea, da una notte. O sono sempre d'Andrea o lui sta da me, quindi non posso rispondere a questa domanda. Ecco, ancora non hai assaporato la convivenza con te stessa, vabbè. No. E poi c'è invece un'altra domanda molto interessante che ci chiedono se hai in mente di creare un'associazione magari per tutte quelle persone che appunto hanno dei problemi con i disturbi alimentari, comunque quelle persone che sono un po' più fragili sotto questo aspetto. Guarda, questo era un progetto che è un progetto che ho in realtà da tanto tempo, è molto difficile, diciamo, realizzarlo, sicuramente devo cercare delle strutture che mi aiutino, delle strutture comunque già avviate che si occupano appunto di persone che purtroppo soffrono di disturbi alimentari, però sono sicura che riuscirò a realizzare anche questo progetto. Te lo auguriamo. A poco, ci vuole tempo. Immagino quanto sia difficile, noi te l'auguriamo. Senti Rosalinda, so che tu sei molto seguita, quindi hai un bel rapporto anche con i tuoi fan, no? Ci sono tantissime persone, so che hai ricevi tanti regali dalla Spagna, Brasile, sì. Insomma un po' da tutte le parti. Che tipo di rapporto hai tu con i social, visto che negli ultimi tempi sono un po' arrivate delle, diciamo, dei commenti un poco, poco carini, anzi forse pure troppo dirlo, cioè proprio brutti, anzi diciamolo così. Guarda, io ho un rapporto reputo sano con i social, anche se devo dire che ultimamente tanti messaggi, come hai detto tu, negativi, mi hanno un po' buttato a terra, e nonostante un po' mi sono abituata a queste cose, però inevitabilmente comunque ti sfiorano. E quindi niente, io cerco di essere presente per quella fascia di persone che sono tantissime, che mi supportano, come hai detto tu, mi mandano tanti regali, e quindi cerco di condividere la mia vita attraverso i social per loro. Però a volte quando succede che ci sono questi profili anche falsi, questi leoni da tastiera, come li definiamo, che ti attaccano sulla tua vita privata, ti attaccano sul personale, sull'aspetto fisico, su tantissime altre cose, mi viene un po' voglia di lasciare tutto, cancellare ogni piattaforma e basta. Però non lo faccio proprio per quelle persone che invece mi sostengono, e sono tantissime. Anche perché non meritano tutto questo quelle persone che scrivono dietro una tastiera. Assolutamente no, ecco. Assolutamente no. Vanno proprio ignorate, è quella l'unica cosa da fare. Purtroppo, perché ancora esistono. Rosalinda. Guarda, mi dispiace solo che non esiste ancora un qualcosa che permetta a tutti di verificarsi attraverso un documento e quindi mettersi la propria faccia a tutti gli effetti e prendersi le conseguenze di ciò che si dice e si scrive. Questo, quindi spero che un giorno verrà fatto qualcosa di concreto. Lo speriamo veramente tutti. Perché si tratta proprio di cyberbullismo. Veramente, lo speriamo tutti, perché non se ne può più. Ci sono delle cose a volte che feriscono, non tutti riescono a reagire nello stesso modo. Quindi esatto. Speriamo, insomma,
in una soluzione, insomma, il prima possibile. Rosalinda, io sono veramente tanto tanto contento di aver avuto la possibilità, insomma, di chiacchierare insieme a te. Sono tanti quelli che ci seguono, già lo so, perché ci hanno scritto in questi giorni, insomma, quando hanno saputo dell'intervista, e li salutiamo tutti perché sono stati tutti carinissimi. Faccio anche gli auguri a tua mamma, perché ho visto nella storia che gli facevi gli auguri. È vero. Sì, mia mamma oggi fa il compleanno e quindi anch'io prendo la palla e va in diretta. Tanti auguri mamma. Sì, tanti auguri mamma, ti voglio tanto bene. Auguri alla mamma di Rosalinda. E poi salutaci Andrea. Un abbraccio grande anche a lui. Piacere. Ti facciamo un in bocca al lupo grandissimo per tutto e noi saremo tanto felici di riaverti magari per parlare di qualche altro progetto appena uscirà qui sempre su Radio Smeraldo. Con molto piacere, grazie mille. Grazie Rosalinda, un abbraccio grande e un in bocca al lupo per tuttissimo. Grazie a te. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie per essere stati con noi qui su Radio Smeraldo a Nuova Era, grazie ancora a Rosalinda Cannavò, grazie a tutti quelli che ci seguono, a tutti i messaggi che ci avete inviato. Noi ci sentiamo tra poco alle 17 per un'altra intervista sempre qui su Radio Smeraldo con Nuova Era a Francesco Monte per il suo nuovo singolo. Ci sentiamo tra poco alle 17, vi aspetto. Ciao a tutti da Matteo Bortone. Radio Smeraldo, sempre con voi.